Assessore, abbiamo sentito anche un po' di emozione nel suo discorso prima del taglio del nastro, perché questo possiamo definirlo dal punto di vista culturale un momento storico per Capodorlando. Sì, è un momento storico che non ci dobbiamo fare assolutamente lasciare sfuggire, perché è il momento in cui associazioni e enti locali, in questo caso il Comune, possono veramente creare insieme una sinergia culturale unica. E questo avverrà sicuramente attraverso quel discorso che ho fatto prima, che è quello della coprogrammazione e della coprogettazione insieme. Ecco, forse è anche la prima volta che così tante associazioni si mettono insieme per garantire l'efficacia e il funzionamento di questa struttura. Certo, le associazioni avranno un ruolo senza dubbio primario in questo, perché rispetto al passato avranno il compito di responsabilizzare non soltanto loro stessi ma anche noi dal punto di vista dell'organizzazione, della creazione di come si fa adesso la cultura in Italia, che non si fa soltanto più con il piccolo evento ma cercando di creare, di recepire quelle risorse che permettono non soltanto a Capodorlando ma anche all'intero territorio, che è quello di Capodorlando, che ricordiamo c'è sempre un enclave sulla costa settentrionale della Sicilia, di fare quel salto di qualità a livello regionale e nazionale. Un momento importante per Capodorlando, dove le associazioni riunite insieme, forse per la prima volta, hanno avuto un ruolo determinante, soprattutto per la destinazione d'uso. Sì, assolutamente sì, perché abbiamo fatto pressione presso l'amministrazione comunale affinché questa bellissima struttura non diventasse uffici dei quali comunque ritenevamo e riteniamo che non ci sia bisogno, ma che invece diventasse un centro culturale. Abbiamo trovato riscontro sia nell'amministrazione comunale, che nei progettisti, che nella direzione lavori, che nella sovrintendenza, e per merito di tutti adesso, insomma, oggi inauguriamo questo bellissimo posto. Ecco, cosa sarà il Teatro allo Scalo? Il Teatro allo Scalo sarà un posto in cui i cittadini di Capodorlando e dei dintorni, se lo vorranno, potranno essere protagonisti, quindi non solamente spettatori passivi di rassegne, di musica, di teatro, di quello che è, ma in cui potranno diventare appunto protagonisti frequentando dei corsi di teatro, di musica, di strumenti, anche per i portatori di handicap, insomma ci sono delle associazioni al nostro interno che fanno dei programmi adatti, insomma diciamo l'inclusione è il leitmotiv di questa struttura.